un'edizione che non ha avuto nulla di meno rispetto alle altre, ma direi qualcosa in più. 33 eventi, spettacoli, concerti, 5 mostre in allestimento e una grande affluenza di pubblico. L'emozione e la soddisfazione di Cristiana Pegoraro sono evidenti nel raccontare la nona edizione del Narnia Festival andata in scena a Narnia. Un'edizione del Narnia Festival che significa ripartenza, significa ricominciare a condividere la bellezza e a fare arte e musica insieme. Il primo festival dell'estate umbra a ripartire ha proposto, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore, 33 eventi tra concerti e spettacoli in 12 giorni. Un grande successo, una edizione particolare, difficile inizialmente, ma dove ho potuto notare la grande voglia delle persone di tornare ad ascoltare musica dal vivo, a partecipare a spettacoli dal vivo. Musica classica, swing, jazz, sacra e poi teatro, danza, poesia e arti visive. Tutto questo nella mescolanza di generi che il Narnia Festival sa da sempre proporre sotto la direzione artistica di Cristiana Pegoraro e la direzione musicale di Lorenzo Porzio. E in parallelo la didattica, con corsi di perfezionamento artistico in svariate discipline. Grande affluenza anche di allievi nella parte didattica del festival, alle masterclass. Abbiamo avuto oltre 130 ragazzi che sono venuti da tutta Italia in una grande kermesse. Hanno condiviso la gioia di tornare a fare musica insieme. Di grande soddisfazione l'evento finale del festival, un concerto dedicato all'anniversario beethoveniano, 250 anni dalla nascita di questo grande compositore, realizzato con l'orchestra del Narnia Festival, con tutti gli allievi e gli insegnanti delle masterclass. Accanto alla qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti, personalità del mondo della cultura e dello sport, tra cui quest'anno Margherita Bui, Marisa Laurito, Atos Facincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra Senzini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del premio Narnia Festival Leone d'Argento alla carriera. Narnia Festival, una serata bellissima, c'è scritto solo grandi emozioni ed è stato così perché è stata un'emozione soprattutto per noi sul palco avere un pubblico così bello, straordinario. Inoltre mi hanno pure premiato, ho avuto il Leone d'Argento alla carriera. Un premio che mi fa molto molto piacere, che mi rende orgogliosa, che ho ricevuto questa sera in questa spettacolare cornice del Festival di Narnia. Ho avuto modo di conoscere questo bellissimo paese dove non ero mai stata. È stata una serata bellissima, non perché io abbia vinto il premio Leone d'Argento, la cosa mi gratifica e mi regala un grande onore e un grandissimo piacere. Abbiamo assistito a musica jazz di altissimo livello, ho avuto il piacere di rivedere una città meravigliosa, piccola, compatta, ma con una storia importantissima. La serata è stata eccezionale, è stato bello tutto.